C'è un altro poeta, Antonello Bruno, che abbiamo non dimenticato, lui era un po' distratto, quindi scusami Antonello, diamo anche spazio al poeta Antonello Bruno che è molto bravo. Grazie, grazie. E la poesia non c'è più, comunque. E canto ancora, è una poesia dedicata alla città. È un percorso che compio ogni mattina per andare al lavoro, che parte dalla Villa Sabine fino al quartiere di Contesse, tanto per capirci, da Bebe Park all'Annunziata fino alla periferia della città. È una poesia che metaforizza un po' le immagini della città, viste momento per momento. Ci sono queste corazze rodanti, sono dei terzini, queste corazze rodanti sincopate, le dune della cattedrale. E poi c'è questo canto che vuole liberare l'anima, che vuole capire cosa c'è oltre l'abisso di quello che succede. È una poesia che ho scritto qualche anno fa, ma l'ho voluta ripresentare qui a questo concorso di Rosario, quindi è importante. Proprio perché ha l'attualità di ciò che sta succedendo in questo momento nella nostra città. La sento in particolar modo perché in questo tragitto c'è questo canto. A volte si canta per gioia, a volte si canta per rabbia, a volte si canta per scoprire cosa c'è nell'anima e attraverso quell'anima riflettere sulla città ciò che succede. No, non c'è. Non c'è la poesia. Devo leggere un pezzettino. Va bene. Questo canto volge a liberare questo abisso per cancellare questa mia resistenza e comunque oltre a tutti i problemi che ci possono esistere, che ci possono essere in quello che si sente, c'è questo incedere dell'aurora e poi finisce e ancora non si smette di andare, non si smette di scrivere, non si smette di esprimere ciò che si ha detto e questo è l'importante. Se riusciamo a esprimere ciò che abbiamo dentro ognuno, forse questa città riesce a cambiare. Forse le cose possono cambiare, noi possiamo cambiare e cambiare tutto quello che c'è da cambiare. Vi ringrazio, grazie, grazie.